Tre brevi passaggi, l'invocazione del malato, la risposta di Gesù, la guarigione prodigiosa del lebbroso, sono ripercorsi dal Papa all'Angelus in piazza San Pietro. Francesco ricorda che il cuore di Cristo si avvicina al malato e lo tocca, esponendosi direttamente al contagio. È il nostro male che diventa il luogo del contatto, afferma il Papa. Gesù ci accoglie e risana ogni volta che riceviamo con fede i sacramenti, in particolare quello della riconciliazione. Dunque Dio non viene a tenere una lezione sul dolore, né ad eliminare la sofferenza e la morte, ma a prendere su di sé la nostra condizione umana per liberarci in modo definitivo. Così anche noi siamo chiamati a non avere paura di fronte a un povero e a un malato. Ma io vi domando, voi, quando aiutate gli altri, li guardate negli occhi? Li accogliete senza paura di toccarli? Li accogliete con tenerezza? Pensatevi a questo. Come aiutatevi? A distanza o con tenerezza, con vicinanza? Se il male è contagioso, lo è anche il bene. Pertanto bisogna che abbondi in noi sempre più il bene. Lasciamoci contagiare dal bene e contagiamo il bene. Nei saluti dopo la preghiera mariana dell'Angelus ha ricordato il Capodanno lunare che si celebra in Estremo Oriente, occasione per vivere la fraternità, vincolo prezioso della vita familiare e basamento della vita sociale. L'auspicio del Papa è che proprio in quella parte di mondo si possano costruire relazioni improntate al rispetto, alla giustizia e alla carità.